Ciao a tutti, prepariamo il pranzo insieme. Come prima cosa metto a cuocere del riso basmati. La ricetta è per due persone. Quindi, essendo riso basmati, l'ho lavato, dopodiché ho coperto con l'acqua, non tantissimo come potete vedere, e ho salato. Ci serviranno due filetti di salmone, dei pomodori o pomodorini, due scalogni o cipolle, quello che volete. Li tagliate come più preferite, quindi rondelle, pezzettini, a strisce, come più vi piace. Dopodiché ho preso una piastra, un pochino di olio, ho tolto la pelle al salmone e l'ho fatto rosolare. Ricordiamoci di girare il riso di tanto in tanto. E aggiungo lo scalogno e faccio andare. Dopodiché aggiungo le spezie. Qui potete fare come volete, cioè le spezie che volete. Io ho messo pepe, chili, mi piace tantissimo, l'aglio in polvere, adoro, lo metto da tutte le parti, e la paprika, ovviamente non può mai mancare, e poi ovviamente anche un pochino di sale, e faccio andare girandolo e sposto anche lo scalone in modo che si cucina, anche se dopo verrà un po' bruciacchiato, però fa niente, a me piace. Ricordiamoci sempre di dare un'occhiata al riso e di girarlo continuamente. Faccio andare ancora il salmone e li giro su tutti i lati, in modo che venga la cottura uniformemente da tutte le parti. Il riso è pronto, io lo spengo e lo lascio nella cottura. Anche il salmone ha raggiunto la cottura che a me piace, ma prima di toglierlo aggiungo un po' di limone. È un tocco wow, poi il limone lo amo, lo metto da tutte le parti, un po' come le altre spezie. Tolgo il salmone e lo metto in un piatto, tolgo anche lo scalogno che è rimasto, non fa niente, come vi dicevo, si è bruciato un pochino perché a me piace. Sopra al salmone ci metto un pochino di miele perché così toglie anche quell'amarognolo del bruciato. In un'altra pentola metto l'aglio, il peperoncino e i pomodorini col pomodoro e faccio andare mettendo un bicchiere di acqua calda all'interno in modo che si fa e si fa il succhetto. Nel riso aggiungo delle spezie. Queste sono delle spezie che le metto più che altro per mio marito perché gli piacciono. E cardamomo, fiori di garofalo, un altro che no, e semi di finocchietto. Una volta che il sughetto si è fatto, aggiungo il riso poco alla volta. Faccio amalgamare il tutto in modo che il sughetto va da tutte le parti e poi aggiungo il restante riso. Come potete vedere è di più. E lo faccio amalgamare bene bene bene. Una volta che è fatto tutto, che è tutto amalgamato insomma insieme, impiattiamo perché è pronto, ragazze. Ecco qua, questa è la mia porzione e quella è per mio marito. Sbatto un pochino per far adagiare il riso e poi poppete, guardate che bello il mio filetto di salmone sopra con tutte le i pezzettini di scalogno. Adoro, buonissimo. Ecco qua, questo è il mio pranzo a dieta, perché sono a dieta. Voilà, guardate che buono. Voi invece cosa preparate di buono oggi? Fatemelo sapere. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un like e magari di condividere anche il video se vi è piaciuto. Ciao a tutti!